Io ho un po' paura, lo ammetto. Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale con questo nuovo video che incredibilmente riguarda le fuck bastarde. Poi i tuoni dentro casa, cioè. Comunque, per chi non sapesse di cosa si parla, è come fosse un fuck you, è come fosse, che italiano è come fosse? Come fosse, senza E all'inizio, un fuck you time, io risponderò alle vostre domande, con l'unica particolarità che sarà un po' più stronzo il tutto, perché per l'appunto si chiamano fuck bastard, e quindi voi, dalle domande che mi avete fatto, cercherete di mettermi in difficoltà, laddove ci riuscirete, altrimenti. Comunque, prima di iniziare a rispondere alle vostre domande, come al solito, saluterò qualcuno di voi perché è pur sempre un episodio delle FAQ. Cominciamo a salutare Francesco Arnaboldi, Gabriele Savoia, Gabriele Esposito, Emanuele Bucci, Antonello Rizzi, Camilla Mucci, Nadia Barucci, finitela con sti Ucci però, Giuseppe Visone, Marina Cascone, l'ho messi apposta così in rima incredibile, Alessio Scortichini, Giada Pellegrini, vabbè lo so io, poi no, casino della Madonna, ecco, Luca Fasano, Simone Falcone, Leila Bonzaghi, Arianna Zane, Alessia Mazzoleni, Sara 25, il gruppo Random, bella regà, niente, è un mese che mi voglio salutarli, finalmente li ho salutati, un bacione. E poi Giorgia Fronzi, a cui mando un bacione per il semplice motivo, ecco, non me ne voglia la mia ragazza, amore, ti amo, perché lei, non è, a differenza delle altre, Fede mi saluti, o degli altri sempre, Fede mi saluti, mi puoi salutare, lei. Sarei felice se riuscissi a salutarmi. È arrivata lì timida. Ecco, la prima domanda del giorno ce la fa Andrea Bicego. Che spero sia questo il cognome. Per chi tra l'altro appunto non sapesse di che tipologia di video stiamo parlando, cosa succede se una fuck dice ad un'altra fuck che è bastarda? Mistero della fede. Vabbè, dai, diciamo che questa era un po' per riscaldarci, ora cominciano quelle stronze davvero. Purtroppo. E comunque, dato che io non ho paura di voi, mi metto gli occhiali d'Akam. Bella, raga. Let me tell you all a story, everybody gather around. La prima domanda del giorno ce la fa Francesco che ci chiede: fa bastarde, hai mai scorreggiato in un video? Ahaha, grande Fede, continua così. Mi saluti, ciao Fra. Lui giustamente mi chiede se ho scorreggiato. Ragazzi, dato che io comunque devo rispondere sinceramente, vi dico. Scorreggiare ho fatto molto di più nei miei video, ma tralasciamo, andiamo avanti. Kami02 ci chiede: hai mai fatto il motorbot a una ragazza? Ti è capitato di fare figure di merda con la ragazza che ti piace? Se sì, raccontane una. Allora, il motorbot. Vabbè, che cazzo non l'ha fatto il motorbot? Dai, cioè, diciamo, tu che stai guardando questo video non hai fatto il motorbot? Sei gay! Cioè, nulla contro i gay, però io sono etero, quindi perché dovrei dire di essere gay? Per quanto riguarda le figure di merda, allora, ne ho fatte diverse, però al momento, sono sincero, non mi viene in mente nessuna. Poi, ovviamente, dipende anche che tipo di figura di merda tu intendi, cioè, se intendi una figura di merda così a caso, vabbè, quelle. Ho sempre detto di essere una figura di merda in persona. Se poi intendi una figura di merda in quel senso, non si è mai lamentato nessuno. What is this dirty moonshine of which you speak? Simone ci fa una domanda abbastanza seria. Se potessi eliminare due persone da YouTube Italia, chi elimineresti? Due persone da YouTube Italia, chi eliminerei? Chi eliminerei? Ma sinceramente non lo so. Non lo so perché. Non è che. Allora, il discorso è semplice. Voi dovete capire una cosa molto importante. Intanto che c'è un distacco importante tra lo youtuber e la persona. Questo non vuol dire che. Non fraintendete il mio discorso. Non vuol dire che siamo diversi tra YouTube e realtà. Vuol dire che spesso e volentieri, anche a uno youtuber, anche a me, può capitare di. Diciamo di starmi antipatico un altro youtuber che però magari non conosco. Quindi non posso dire: ehi, tu mi stai sul cazzo, perché magari poi lo conosco, è simpatico, ci divento amico. E quindi non vi so dire, non vi faccio l'esempio di youtuber che eliminerei anche perché fondamentalmente con quelli che conosco ho un bel rapporto. Non ho mai litigato, seriamente con nessuno su YouTube e non, spero che non succeda mai perché è normale che qualche diverbio ci possa stare, ma ho più o meno un ottimo rapporto con tutti quelli che conosco e sono uno che si fa abbastanza i cazzi suoi, passatemi il termine, quindi non vado a cercare. Casini in giro e quindi fondamentalmente non c'è nessuno che non sopporto su questa piattaforma.
Dici che ci credono? Mary Claire ci chiede: qual è il posto più disgustoso in cui hai messo le mani? Allora, non te lo so dire sinceramente in questo momento, perché non ce l'ho ben presente. Però con questa domanda mi hai fatto venire in mente una cosa che è successa molto divertente, di quando ero in giro con dei miei amici. Praticamente eravamo al Mac e questo mio amico è andato a buttare il vassoio, fondamentalmente, cioè il vassoio, a buttare il contenuto del vassoio. Il problema è che nel contenuto del vassoio c'era anche il suo telefono. Quindi, dopo un attimo di panico in cui non sapeva che fine avesse fatto questo telefono, ha collegato che potesse ritrovarsi all'interno del cestino dove l'aveva buttato. E infatti sia lui che un'altra mia amica si sono messi i guanti. Cioè, la scena è qualcosa di poetico e mi sono pentito di non averla ripresa, perché vedevi loro con le mani nel cestino e a cercare di prendere questo telefono. Alla fine, per fortuna, l'hanno ritrovato. C'era un po' di maionese sulla cover del telefono, ma vabbè. Lia Scarfone ci chiede: hai mai pensato di tradire la tua ragazza? PS, ti adoro, grazie e un bacione. Poi si scopre che era un maschio, però vabbè. E comunque, tornando a noi, allora, hai mai pensato di tradire la tua ragazza? Non ci crederà nessuno, però in realtà no, perché per il semplice fatto che se sto bene con una persona, non c'è motivo che la tradisca. È più facile nella mia esperienza, che poi chissà che esperienza c'ho, più facile essere stato tradito, proprio per come la penso. Però sono fatto così, che ce potevo fare. Bomber for Age, il bomber ci chiede: ti è mai venuta la voglia di baciare Noxer? Però tra parentesi, quando non eri fidanzato. Per chi non sapesse chi è Noxer, non ve lo dirò di certo in questo video. Comunque, no, cioè sì, boh, forse. Allora sì, in realtà mi ricordo che Carlotta, lei lo sa anche, mi piaciucchiava in realtà quando facevo il primo liceo, quindi 2 anni fa. Perché comunque, dai, cioè, no, non è che sia brutta. Ormai abbiamo un rapporto di amicizia, siamo quasi fratelli e sarebbe impossibile. La gente che mi chiede: ma tipo la tua ragazza non è gelosa, tutte queste cose, rispondo che siamo veramente come fratelli, io e Carlotta, e quindi non c'è neanche il pericolo, perché non la vedo come potenziale ragazza. Però sinceramente devo dirvi che in passato c'è stato questa piccola cotta, che poi tra l'altro è stata non ricambiata, perché in questo caso non si dice ricambiata, ma in realtà io piacevo a lei. Tipo qualche anno prima io piacevo a lei, cioè ci alternavamo. Allora, arriviamo ad una domanda che immaginavo perché è classica. Allora, Mirella ci chiede: se un tuo caro, per esempio la tua ragazza, che poi è diverso caro e ragazza, cioè, un conto se me lo dice un parente, un conto se me lo dice la mia ragazza, ma comunque, ti dicesse che devi scegliere fra lei e il canale, cosa sceglieresti? Lasceresti la tua ragazza proseguendo a far video o chiuderesti il canale per stare con lei? So che mai succederà, te sei risposta da sola, ma ero solo curiosa. Sei un grande, continua così. Grazie mille, Mirella. Allora, premettendo il fatto che, come ho detto prima, è diverso se me lo chiede un parente o la ragazza, io rispondo alla domanda che mi hanno fatto tu, e quindi per quanto riguarda la ragazza devo premettere un'altra cosa: la mia ragazza so com'è, di conseguenza prima di dirle del canale o anche prima di fidanzarmi o portare il nostro rapporto ad uno step successivo, che può essere quello del fidanzamento, della frequentazione, di quello che vi pare, capisco se può andarle bene YouTube o se non può andarle bene YouTube. È ovvio che se sto con una ragazza in maniera seria, come può essere Martina, la prima cosa che mi viene da fare è quella di mettere, non dico YouTube al primo piano, però di farle capire che YouTube è una cosa importante. Di conseguenza, prima di metterci insieme eventualmente, capisco se lei può appoggiarmi o meno in questa cosa. E di conseguenza so che la mia ragazza non mi darebbe mai contro in una cosa del genere. Ma comunque, per la domanda diretta, se decidesse di farlo, no, perché semplicemente non mi metterei mai con una ragazza che comunque mi impedisce di portare avanti una mia passione, un mio sogno, che comunque poi in futuro possa diventare un lavoro o quello che vi pare. Comunque, signori, siamo arrivati al termine di questo primo Fuck Bastardo. Dico primo perché magari in futuro ve ne riporterò un altro. Però promettetemi una cosa: magari già qui sotto nei commenti, e anche quando ve lo richiederò, se ve lo richiederò su qualche mio social,
proponetemi domande, non vi dico migliori, però sì, in realtà ve lo dico, perché migliori e differenti ovviamente, cioè se avete visto il video tutto, evitate di rifarmi le domande che sono state presenti in questo video per motivi logistici, pensate, e quindi niente. Per il resto lasciate un bel like che è sempre ben accetto, commentate per l'appunto qui sotto, passate in descrizione per i miei social su tutti Facebook, Instagram e Telegram. E dato soprattutto che mi sta finendo la memoria della telecamera e mi rimangono 2 minuti, ma io ho finito le stronzate da dire, vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Se non siete già, iscrivetevi al canale e bella regà.